Una ragazzina emozionata, un ragazzo che non vede l'ora di diventare uomo, un prete con la maglia degli Iron Maiden e due famiglie in lotta. Questa la versione di Valerio Binasco di Romeo e Giulietta. Lo spettacolo, che è valso al regista il premio Ubu alla regia nel 2011, chiude 3 anni di tournée al Teatro Carignano. Binasco ha debuttato con la sua produzione a Roma, con Riccardo Scamarcio e Denise Ortogan nei panni dei due sfortunati amanti. Dopo un anno a sostituire Scamarcio e Francesco Montanari, noto al grande pubblico per la sua interpretazione del libanese nella serie Romanzo Criminale. Valerio mi ha chiamato dicendo: mi vuoi fare Romeo? Io gli ho risposto: ma tu mi hai visto fisicamente? E lui ha detto: sì, vabbè, e niente, siamo partiti. Quindi in realtà io sono novellino, e ormai è Giuliettona proprio, io sono Romeuccio, ecco. Al centro dello spettacolo i due innamorati, circondati dalla faida tra Capuleti e Montecchi e dalla morte di Tebaldo e Mercuzio. Maledette le vostre famiglie, che hanno fatto di me? Carne per i vermi! Sul palco sfila un'umanità crudele, Gretta, che condanna Romeo e Giulietta a diventare i capri espiatori di una comunità dominata dalla violenza. Dopo 500 anni, la tragedia dei due amanti, nati sotto una maligna stella, sa ancora farci vivere la tragedia della morte e l'emozione del primo amore.